Buonasera a tutti, cominciamo l'altro della serie di incontri che già abbiamo iniziato presso la nostra sede. E ieri c'è stato un incontro anche a Moschetta sulle problematiche del borgo di Moschetta. Non è casuale la scelta di Palazzo Nieto, perché per noi rappresenta il simbolo del rispetto delle regole, sia nella vita privata che nella vita pubblica. E io oggi, ma come credo tutti voi, quando passiamo nell'androne del Palazzo Nieto non possiamo non ricordare l'uomo serio, l'uomo onesto, il politico corretto, e nella nostra mente albergano diversi sentimenti, un misto di preoccupazione, perché noi che ci accingiamo a fare politica capiamo il valore solenne di questo nostro impegno, specialmente in questa terra. E però nello stesso tempo non ci scoraggiamo, perché sappiamo che quello è l'esempio politico da seguire, chi si è sacrificato per la propria terra. Io farei un applauso alla memoria di Franco Petrucci. Io prima di passare la parola ovviamente agli intervenuti, gli interventi che caratterizzeranno appunto l'incontro di questa sera, vorrei citare una breve postilla dove appunto pregherei di attenzionare alcuni punti che sicuramente sono proficui per lo sviluppo sociale e culturale della nostra città. Io vorrei che venissero attenzionati alcuni punti importanti, come quello appunto di alleggerire tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'utilizzo di spazi pubblici comunali che servono a tutti gli enti e a tutte le associazioni culturali che intendono promuovere cultura all'interno appunto della nostra città. Un altro punto molto importante che pregherei anche l'amministrazione appunto di promuovere nel programma stilato è attenzionare l'area archeologica di Locri, il museo di Locri, quindi coinvolgerlo in prima persona su tutte quelle attività che vengono svolte, perché capita spesso che le varie amministrazioni siano un po' distanti da quelle che sono le attività culturali, didattiche svolte nel parco archeologico. A questo aggiungerei anche che bisognerebbe anche puntare sulla fruizione, la fruizione che può essere facilitata anche con lo sviluppo di mezzi di comunicazione che permettano di raggiungere, soprattutto nei periodi turistici, il centro moderno con la città antica. Io non mi dilungo oltre, pregherei anche i vari interventi che non superino i 10 minuti, perché si tratta appunto di una sequela di interventi e quindi pregherei di rispettare appunto i tempi previsti. Non mi dilungo oltre e cedo subito la parola alla Preside Macri. Grazie. Prima che con le parole. Io colgo l'occasione intanto di pensare che tutti noi che siamo qui ci stiamo mettendo tutti noi stessi proprio col cuore per dare una mano a questa città che certo non può vivere senza ritornare alla sua storia, una storia gloriosa. E oggi, prima di ringraziarvi, ho avuto un consiglio di amministrazione come Fondazione Nossile, perché dobbiamo fare il bilancio e mandarlo entro un ente giuridico riconosciuto a livello regionale, e quindi dobbiamo dare il bilancio entro il 30 maggio. E ho avuto anche presente uno dei due rappresentanti dell'amministrazione locrese. La Fondazione Nossile è una fondazione pubblico-privata, nata nel 2000 per promuovere a livello culturale e dare un sostegno
uno spessore culturale a questa città che vanta nobili natali, tanto per citare Livio, Tito Livio. E permettete questa premessa prima di dare i saluti a chi mi sta vicino e a tutti voi. E il mio intervento è sulla scuola, perché come preside di due istituti più importanti di Locri, non perché li abbia scelti io, ma perché 43 anni di servizio, prima l'Istituto Dante, Panetta e Scuola Annessa e poi l'Istituto Alberghiero di Persefone, mi hanno fatto le ossa veramente in maniera ferrea e consistente. E a qualcuno che mi consigliava, anche qui presente, di candidarmi in questa nobile lista che viene rappresentata stasera, io ho risposto, io vi ringrazio, ma lo farei a Roma, ma non a Locri, perché ne ho passate tante e veramente tante, per cui un aspirante amministratore io lo bacio in fronte perché è già un eroe in partenza e vi assicuro che è già un eroe. Pensate che io non ho fatto un giorno di ferie fino al 31 agosto prima di essere rottamata come preside. Renzo. Eh? Renzo. Non ho giocato, ma lui. Con una circolare di un sottosegretario che infrangeva la legge. E allora la legalità è per la massa, non è per il popolo. Il popolo è orgoglioso e si ribella, la massa subisce e anche Locri subisce. In 11 anni di preside all'alberghiero ne ho viste di cotte e di crude, di amministrazioni che mi dicevano che l'alberghiero non dipende da Locri, dall'amministrazione locrese, ma dipende dalla provincia. Ora che i nostri studenti, ben 900, con 200 dipendenti sono sparpagliati e sparsi qua e là per il mondo, per dire un convito tenuto in una struttura religiosa, un biennio che è lì dove c'è la piazza di Padre Pio e il triennio a Siderno e già preparano le sale superiori per prendersi le aule di Locri. Ditemi voi, l'istituto più grosso che c'è a Locri smembrato in questa maniera. Io non l'ho consentito, lo voglio gridare, sono venuta stasera per dirvi che ho subito le pressioni peggiori, ma non l'ho consentito. E un'amministrazione seria non doveva consentirlo, perché non con il professore Garabetta, meravigliosa.
cancellata. L'istituto d'arte è stato cancellato. La scuola media annessa all'istituto d'arte che ha frequentato mio figlio, con i risultati eccelsi, è stato soppresso. L'istituto Andrieno è stato smembrato. Quando l'istituto d'arte, e qui lo voglio dire perché qualcuno ha ricevuto a Roma una mia comunicazione, era stato accorpato a Salerno, al liceo artistico, il ministro di allora Berlinguer ha mandato immediatamente un telegramma per soprassedere. I genitori avevano occupato la scuola. I genitori che ci tenevano agli studi dei propri figli si sono ribellati e hanno chiesto che l'istituto rimanesse aperto. Com'è possibile che si conciliano i contenziosi con gli edifici? Prima bisogna dare il servizio e poi tutto il resto, altrimenti non siamo in una democrazia. E senza la scuola la democrazia diventa vuoto e noi ci troviamo con podestà e non con amministratori che sentono il bisogno di rispettare quelli che sono i diritti di una cittadina che vanta queste tradizioni negli studi. Guardate, io pensando alla scuola e parlando della scuola mi sono detta, io vorrei fare un trattato, parlare qui per 10 giorni, per 20 giorni, per l'esperienza che ho fatto. Però in sintesi cosa vi voglio dire? Voglio dirvi che senza la scuola noi siamo più sudditi. Noi qui siamo quelli cattivi. Perché siamo quelli cattivi? Perché non sosteniamo le tesi che sono dominanti. In una società dove non c'è il contraddittorio, in un'amministrazione dove non c'è il contraddittorio, non ci può essere democrazia, non ci può essere la scuola di tutti, non ci può essere la società di tutti, perché la scuola è il fulcro della società e della comunità, un termine che abbiamo completamente abolito anche nei libri scolastici. Si parla di paese, ma che cos'è il paese? Io non lo uso mai, io parlo di cittadino, parlo di persona e parlo di comunità. Diceva Renoir, questo grande pittore francese, anche le parole sono sostanza, anche la forma è sostanza. E la sostanza è che noi ci troviamo davanti a una scuola che qui a Locri non solo è stata indebolita, ricordo la scuola a pezzi del mio defunto padre dei miei figli, ma una scuola è stata smembrata, l'altra è stata svuotata. Vi dico ancora l'ultima: la scuola non ha un'identità a livello nazionale, è al 24esimo posto su 40 per quanto riguarda la qualità scolastica, ma per fare una buona scuola oggi, tanto per intenderci, vi voglio ricordare solo due sistemi scolastici, uno finlandese e uno sudcoreano. Sono in antitesi, quello finlandese è avanzatissimo, tanta libertà ai ragazzi e democrazia. Quello sudcoreano è molto rigido e selettivo, ma tutti quei sistemi stanno al primo posto a livello europeo. Perché? Perché c'è una classe politica, una classe amministrativa che sa che sulla scuola si investe non solo il futuro dei giovani, ma si investe sul tessuto sociale, economico e culturale. L'ultima, mi devo tenere nei 10 minuti, è il rapporto con la Fondazione Nossile. Nell'anno 2000 abbiamo l'anno Ventieri, è stato inaugurato un pezzetto dei nostri laboratori, perché dovete sapere che un solo laboratorio di cucina, il più grande che ha la Calabria, ce l'aveva l'alberghiero, con un contributo europeo di 1,5 miliardi. Ebbene, solo un pezzettino di questi sono riusciti a montare in un'aula di Salerno, che grazie a Dio consente ora agli studenti di poter fare le esercitazioni. E allora
Allora, stavo dicendo che se la Calabria aveva questa realtà, era una realtà che non bisognava indebolire, bisognava accoglierla, bisognava sostenerla, bisognava trovare la soluzione, e la soluzione si trova col confronto. E tornando alla Fondazione Nossi, che era nata nel 2000, dopo il congresso monumentale che avevamo fatto alla poetessa Nosside, l'amministrazione di allora ci ha dato le sale, le mansarde su incomodato d'uso. Sapete che cosa è successo? Che allora abbiamo chiesto insieme all'amministrazione comunale un contributo per avere anche una sede del museo di Locria, museo archeologico, per poter tenere aperto anche la pinacoteca. Quando si sono fatti i lavori, senza un diktat verbale, senza nessuna comunicazione scritta a un incomodato d'uso, quindi la legalità è solo formale, siamo stati buttati fuori, dice andatevene perché noi dobbiamo restaurare i locali. E poi mi è stato risposto, ci sono tanti altri locali, la fondazione è ente pubblico privato in cui l'amministrazione comunale ha due componenti, ben due componenti, che non si interessa di cultura, che mi dice guardate la pinacoteca è inferiore a una biblioteca, come se tra le arti, sentite e non ridite, ci fosse una distinzione superiore, inferiore, maggiore, minore. Io sono inorridita, vuol dire che ognuno di noi si deve tappare la bocca e accettare quello che c'è. Questa è la medicina, se ti piace e non ti piace. Questo abbiamo subito in tutti questi anni. Io penso che i locresi dovrebbero avere più coraggio e fare come i miei studenti del glorioso Istituto d'Arte di Locri e farsi rispettare, perché se no non siamo nessuno, non ha senso vivere a Locri. Io ho scelto di tornare da Roma, non ne avevo bisogno di tornare a Locri. Sono tornata con l'entusiasmo di quel collega dell'Aquila che appena mi ha incontrato a Roma mi ha recitato in greco l'epigramma di Nosside. E io mi sono detta, se ho questa storia, io stamattina parlavo di un monumento a Zeleuco, la civiltà è qui! La civiltà ce l'abbiamo nel nostro DNA, finiamola di subire, finiamo di fare la massa! Stamattina qualcuno mi ha detto che, faccio politica, non sono partecipato. Ho partecipato alle primarie e avendo un istituto grandissimo, Locri, quando fuori ho preso 2200 voti, ma l'ho fatto perché un giorno con me stessa e con la mia famiglia ho detto guardate, io me ne voglio andare a Roma, mi piace studiare la normativa, mi piace entrare nella... Ma mi ha detto mio padre, ma tu sei una persona onesta, non puoi stare lì, tornatene a casa. E quindi ho fatto questa esperienza, ma ho fatto questa esperienza che mi è giovato a capire, e lo dicevo nei miei collegi docenti, ricordatevi che anche quando comprate il pane dare ai professori, voi fate politica. Politica da polis significa già scegliere, e scegliere significa essere persone pensanti, e noi dobbiamo essere persone pensanti. La scuola di oggi, vi dicevo, la scuola Pezzi a Locri, tenuta in Tuguri, e ora sto vedendo con il decreto Fortunio, noi pensavamo di fare un alberghiero tra Locri e Siderno, con laboratori e con la cortina d'Ampezzo. Io sognavo e che il nome fosse quello di Fortunio con la scuola, perché Fortunio ci ha dato una lezione di civiltà. Ed era giusto che si allargasse nella scuola dove formiamo i giovani. Ebbene, ora mi pare che quei soldi, quattro banchetti, quattro stufe, e si spettrano questo è. Ho seguito con pervicacia che si facesse un confronto con la provincia e che si accettasse questa costruzione della città
avremmo avuto a Locri l'emblema che ancora potevamo considerarci figli dei grandi nostri progenitori. Riprendiamoci in mano la storia. Vi prego, non lo facciamo per noi, ma lo facciamo in nome dei nostri figli. I miei figli sono emigrati. Uno è ad Amsterdam, all'università. Che cosa doveva fare qui a Locri, sto ragazzo? È la nostra sconfitta di Locresi, prima di tutto. E questa sconfitta che noi paghiamo con i nostri figli, la pagheremo con tutte le generazioni successive. Io sono felicissima che qui ci sono tanti giovani in questa lista, che deve essere però seguita e accompagnata anche da chi ha esperienza, perché i giovani ci mettono l'entusiasmo, gli anziani, diceva Socrate, ci mettono la sapienza. Quindi. È un piacere essere il presentatore di questa lista, perché penso che in essa ci siano tante, tante connessioni. Innanzitutto quella della sua composizione, di chi la rappresenta in prima persona come Vincenzo Carapetta, che possono consentire sicuramente, se l'elettorato ci vorrà dare il consenso, una svolta positiva per questa città. Prima di cominciare questo breve intervento, io vorrei rivolgere, la prima volta che lo faccio, che lo posso fare, c'è modo di farlo in maniera pubblica, vorrei rivolgere tutta la mia, immagino anche vostra solidarietà, alla sindaca di Caulonia, a Katie Percati. Katie Percati, giovane sindaca di Caulonia, ha subito quelle che sono le conseguenze del voler far bene. Quelle che sono le conseguenze di chi vuole rispettare la legalità, quelle che sono le conseguenze di chi cerca di intraprendere una strada diversa dalle consuetudini purtroppo molto spesso affermate essere diventate nella nostra zona. Vorrei dire a Katie che siamo tutti con lei, tutti quelli che in qualche modo hanno fatto, fanno politica, ma anche se non fanno politica, vivono nella società, devono stringersi attorno alle persone che hanno coraggio e attorno alle persone che cercano di cambiare. Consentitemi anche un altro ricordo di carattere personale nei confronti di Franco Fortunio. Non lo ricordo come medico, è stato un grande medico, ma ricordo un'esperienza politica che abbiamo vissuto assieme. In un momento in cui, l'attuale, le divisioni sembrano prevalere su tutto, all'inizio del 2000 si cominciavano a fare degli esperimenti che mettevano assieme il diavolo e l'acqua santa, che sembrava ancora. Cercavano di mettere assieme chi veniva dalla tradizione comunista, come me, e chi veniva dalla tradizione democristiana. Ebbene, in due parole, era la campagna elettorale delle elezioni europee. E capolista nell'Italia meridionale era Massimo D'Alema, che fra l'altro venne anche qui, in questo palazzo, a fare un'iniziativa. Ebbene, io mi ricordo con quanta passione, con quanta onestà politica, con quanta determinazione, perché non era semplice, Franco si diede da fare perché gli accordi che erano stati presi fossero rispettati, perché i risultati fossero quelli che erano attesi, perché non si dovesse eleggere questo o quel candidato, ma perché si potesse affermare finalmente l'idea che una nuova aggregazione politica, poi purtroppo spero comunque posso riprendersi, comunque non ha fatto, non ha avuto una grandissima prospettiva, specialmente per quello che riguarda gli ultimi tempi, ma che comunque potrebbe riavere. Ora, stasera parliamo di scuola e di cultura. Io parlerò un po' di più di cultura, perché di scuola ha parlato benissimo la Presidente qui. Comunque, scuola e cultura sono i presupposti fondamentali per una società giusta, per una società consapevole. Un intellettuale che non si può etichettare soltanto di sinistra come Antonio Gramsci, ma è un intellettuale, penso che abbia parlato e sia riuscito a parlare a tutto il mondo, diceva che la cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri. Concludeva dicendo che ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, e chi si sente in relazione con gli altri esseri. Ora voi mi direte,
che cosa c'entra questo con l'attività di governo? Intanto io penso che questo sia un presupposto dell'agire, al di là di qualsiasi manifestazione. Penso che chi governa la cosa pubblica innanzitutto debba tenere a mente questo discorso, la consapevolezza di sé, quello che è, quello che vale, quello che può dare, e la relazione che riesce ad intrattenere con tutti gli altri esseri. E così attraverso questo meccanismo, questo scambio, questo rapporto, che si creano le condizioni per il buon governo. È la polis, infatti. Allora, chi governa ha il dovere di creare tutte le condizioni perché queste culture, cioè la cultura della solidarietà, la cultura della legalità, sì, la cultura della conoscenza del proprio territorio e della memoria del proprio territorio, si affermino. Ora, quando parliamo di solidarietà, noi dobbiamo immediatamente avere a mente il fatto che purtroppo viviamo in una società in cui le differenze si sono sempre più accentuate. Ci sono delle condizioni di vita ormai insostenibili, per cui innanzitutto dobbiamo sentire dentro di noi quello che forse è meglio di qualsiasi altro ci ha detto Papa Francesco. Quando vi avvicinate ad un povero, non fategli solamente l'elemosina, stringetegli la mano, sentitelo, cercate il contatto umano per capire veramente qual è la sofferenza. E naturalmente per fare questo bisogna avere una sensibilità particolare che può venire soltanto da una cultura condivisa. Questo può consentire poi di creare tutte quelle condizioni per cui la solidarietà si concretizza, e quindi condizioni che mettano assieme la cooperazione, condizioni che mettano assieme l'associazionismo, condizioni che mettano assieme il volontariato, per i quali un'amministrazione comunale che cosa deve fare? Deve soltanto alimentarli, cercare di farli crescere e metterli in condizione di poter operare, anche con pochissimi mezzi. Non c'è bisogno di avere delle strutture faraoniche che possono dare. Se noi riuscissimo a dar corso alla spontaneità, che non è spontaneismo, e alla creatività, esatto, dei singoli che si associano, a questo punto tutta una serie di questi problemi li avremmo probabilmente potuti affrontare, non dico risolti. La cultura della legalità, da noi per ovvi motivi, quando si parla di legalità si parla invece del crimine. Il crimine è una cosa e c'è chi lo deve gestire. La legalità riguarda ciascuno di noi. La legalità riguarda il comportamento di ciascuno di noi. La legalità riguarda il nostro modo d'essere. La legalità riguarda il fatto che dobbiamo considerare che differenze nell'amministrare tra i cittadini e per i cittadini non ce ne debbono essere. Nel momento in cui noi riusciremo a pensare in giustizia e poi finalmente si è tutti uguali, a partire da chi amministra naturalmente, che deve fare proprio questa idea e questo concetto, e allora avremo probabilmente una società con minori problemi. La cultura è la storia del nostro territorio. Su questo aspetto io poi mi vorrei soffermare un attimino di più, assieme alla cultura della memoria. Quindi, per queste breve cose che ho detto in maniera molto sintetica e in maniera per slogan, diciamo, la cultura non la possiamo considerare come un peso, come un costo. La cultura è una risorsa, in quanto presupposto è una risorsa per poter poi realizzare tutta quella serie di cose che rendono viva una comunità e che danno principalmente una identità. Se c'è qualche cosa che noi abbiamo perso, io per carità non voglio fare lezioni a nessuno perché sono 50 anni che manco, quindi lungi da me pensare che possa interpretare meglio degli altri questa realtà, ma quello che vedo e quello che avverto è che noi abbiamo perso la memoria. C'è una damnatio memoria. È la storia. Noi purtroppo... Il microfono. Sì, il microfono. Quella bella... Per i versi di Rick che abbiamo usato anche nel nostro congresso, il futuro ha radici antiche. Queste radici noi le abbiamo perse. E va dato atto, e va dato merito, e l'incomio solenne all'Arco Club, alle altre associazioni, a Zaleuco, a tutte quelle associazioni che con le difficoltà che ci sono state raccontate riescono a risvegliare questa memoria. Dell'antichità probabilmente se ne sa tanto, si è scritto tanto e se ne fa tanto, ma c'è un'altra storia, quella che impropriamente viene indicata come storiografia minore,
E che minore non è, perché chi ne capisce più di me di cultura sa benissimo che non c'è una storiografia maggiore e una storiografia minore. C'è una storia del proprio territorio, c'è una storia della propria realtà, c'è una storia di personaggi, di fatti, di eventi che noi non conosciamo. E allora, scusate, perché questa città non deve avere nemmeno rubrica? Perché i giornali del Novecento? Il Novecento è stato fino alla guerra, diciamo. Un periodo ricchissimo. I libri anche scolastici, degli esami di Stato, è stato tolto il Novecento. Allora io dico, abbiamo tanti autori, tanti piccoli autori, piccoli, cosiddetti piccoli, tanti autori che hanno raccontato questa realtà, questa storia, anche negli aspetti, come dire, più particolari, più identitari, diciamo. Ecco, uno dei miei sogni, se come mi auguro questa lista dovesse vincere le elezioni, è che intanto si instauri qua, oltre alla biblioteca che mi ha fatto impugnabile, per carità di Dio, anche una fiera del libro o una fiera dell'editoria cosiddetta minore. Che si faccia almeno una volta al mese una rassegna dei piccoli editori, di chi prende i soldi dalla propria tasca per pubblicare qualcosa nella quale ha creduto e crede e deve avere soltanto il veicolo, perché le merci non vanno da sole al mercato, perché questo possa diventare patrimonio comune. Perché non farlo? Si fa dappertutto. Stasera parliamo di cultura. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di turismo e di agricoltura. Io ho usato sempre questo acronimo un po', vabbè, da macchina diagnostica, la TAC. La nostra TAC è turismo, agricoltura e cultura. Il nostro modello di sviluppo, il modello di sviluppo al quale dobbiamo fondare, deve essere fondato, al quale dobbiamo pensare, deve essere fondato su queste tre gambe. Turismo, agricoltura e cultura sono le condizioni, se interagiscono tra di loro, perché questo territorio si possa sviluppare. E naturalmente mi ricollego a quello che è stato detto nelle precedenti assemblee alle quali io ho partecipato. Noi non possiamo avere un'ottica soltanto localistica. Guardate, qualcuno si è risentito perché forse abbiamo scritto da qualche parte, qualcuno ha detto da qualche parte provincialismo. Non è un'offesa. Cioè, non è assolutamente un'offesa. Cioè, l'Opri merita uno sguardo più alto rispetto al proprio confine. L'Opri vive se il proprio territorio, se il territorio circostante vive con essa. E del resto, quando parliamo di cultura, com'è pensabile che non possano interagire con programmi concordati gli scavi di Lopri, la villa di Casignana, Caulogna e poi Stilo, e ne potremmo Gerace, e ne potremmo citare tantissimi. Il forestiero che arriva qua, per ricordare qualche verso greco che è stato ricordato anche prima, e non è che si ferma soltanto a vedere il museo, cosa che peraltro ci inorgoglisce, ma ha bisogno di conoscere e visitare un territorio che tutto e tutto assieme ha la stessa storia. Ed è una storia che dobbiamo saper raccontare, una storia che dobbiamo saper raccontare in tutti i suoi aspetti, e sono oltre 9-10 mila anni di storia, dal Neolitico fino ai giorni d'oggi. Ci sono territori nella nostra realtà che sono sconosciuti, e non c'è cosa più brutta, dicevano i latini, turpe est in patria vivere et patriam non conoscere. E cosa turpe vivere nella propria realtà e non conoscerla, non sapere chi siamo, perché se non sappiamo chi siamo non sappiamo davvero dove andiamo. L'altra cosa, un'altra proposta che mi veniva così di fare, proprio per valorizzare le nostre radici, per valorizzare la nostra realtà, puntiamo sempre in alto. Ma perché non cerchiamo, indipendentemente dal fatto che si vincono o si perdono le elezioni, come cittadini che si associano, di organizzare qui, all'Opri, nella Locride, il Festival Internazionale della Letteratura Greca. Perché non qui? Facciamo venire qui i tedeschi, facciamo venire quelli che veramente, oltre i nostri naturalmente, hanno approfondito, sono gli altri che sanno di più di quello che sappiamo noi di noi stessi. E infine, io penso che la scuola è un servizio, oltre a tutte le bellissime cose che ho detto meglio, la scuola è il serbatoio del quale attingere. Sì, è il serbatoio del quale attingere. È un altro sogno, perché se non sogniamo non andiamo da nessuna parte. Tutto quello che può essere realizzato per la valorizzazione della cultura greca, quindi del teatro,
innanzitutto, e me lo insegnano chi lo sa meglio di me, per far conoscere le cose, per andare in profondità, non ci dobbiamo fermare alla parte alta, diciamo, della cultura, ma i messaggi vanno vocalizzati, che non è una brutta parola ovviamente, vanno condotti in profondità, e quindi tutto ciò che riguarda rievocazione, ricostruzione del passato attraverso le forme della rappresentazione, perché non le dobbiamo fare? Quando un bambino vede che nel teatro greco c'è il carro di Tespi che arriva, o gli attori che arrivano dal mare, o che si celebrano i tre giorni come una festa paesana, perché di questo si trattava, allora immediatamente è più attratto da quello che probabilmente troverà sui libri. Ed è questo che dobbiamo fare, è un percorso che ci porta verso Gerace, nel Medioevo, facendo sapere che Gerace è stata ben due volte eletta città regia. E perché non ricordarlo? Perché non rievocare quelle cose? Ecco perché non possiamo parlare soltanto di Lopri, ma tutti i sindaci della zona che hanno buona volontà, indipendentemente dal fatto che stiano o non stiano con la nostra lista, ma contattiamoli, cercando di costruire già con loro un programma comune, qualche cosa che possa essere utile a chiunque, innanzitutto utile ai lopresi. Infine, abbiamo fatto una bella lista che, come diceva Maria prima, è fatta di giovani ed è fatta di gente meno giovane, non di anziani come me, ma di gente meno giovane, che naturalmente può fare da guida e da fare. Io però mi voglio rivolgere ai giovani ricordando in chiusura di questo intervento ancora Gramsci: agitatevi perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, organizzatevi perché abbiamo bisogno della vostra forza, studiate perché abbiamo bisogno della vostra cultura. Grazie. Buonasera amici e signori, stasera ho il piacere di stare qui con voi per condividere questo percorso che questa lista, questo insieme di persone ha voluto, questa avventura che ha voluto e qui ci abbiamo creduto tutti. Ho visto con piacere che questa coalizione ha iniziato un percorso anche di ascolto nelle varie contrade di Locri, incontri sull'agricoltura, stasera sulla cultura, la scuola e su altre problematiche che interessano i cittadini. Io credo che sia importante perché di solito i politici o i candidati di solito si ascoltano. Questa volta invece è avvenuto il contrario, c'è stato un cambio di rotta e in questo momento particolare, dove in Italia c'è una sfiducia delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche, io credo che il cambio di rotta sia il modo migliore per avere un impatto con i cittadini, stare con la gente, ascoltarli e non sempre essere ascoltati. Quello anche perché i programmi, c'è questa coalizione ha un programma, lo sta raccontando in giro, io credo che poi bisogna dare l'opportunità a queste persone che, come diceva Maria, sono eroi soltanto perché si sono candidati in questa Lopri. Allora io credo che bisogna dare l'opportunità a queste persone di metterli alla prova. E quello che vi chiedo stasera non è solo qui i presenti, che certamente di cui non dubitiamo, ma di andare in giro, di fare proselitismo, perché c'è bisogno di far conoscere agli altri quello che veramente si vuole fare. Dicevo prima, e voglio fare una riflessione qui insieme a voi, Maria ha parlato di scuola, Ciccio ha parlato di cultura, con Nicola è un continuo parlare di cultura, di musei, di arte, quindi e in questi altri giorni avete parlato anche di altri argomenti che qui sul territorio sono hanno una priorità, perché l'agricoltura, credo, ci sono molte realtà, molte persone che vivono di agricoltura. Io però vorrei fare una riflessione diversa. E come dicevo prima, in questo momento in Italia si sta vivendo una grave crisi istituzionale. E noi il tasso di corruzione, la scarsa trasparenza,
l'elevato numero di comuni sciolti per infiltrazione, la cattiva gestione dei fondi pubblici, la mancanza di risposte adeguate da parte dei cittadini, alle attese dei cittadini. Questo hanno rappresentato, secondo me, gli elementi più importanti di questa sfiducia. E come dicevo prima, è compito di tutti noi recuperare questo gap e recuperare fiducia e credibilità in tutti attraverso un sano e trasparente funzionamento delle stesse. E insomma, come dicevo, un cambio di rotta. Occorre innanzitutto partire dal principio della legalità, che come diceva Ciccio non significa crimine, quello è un'altra cosa. Partire dalla legalità in questo momento per una pubblica amministrazione è molto facile, perché è sancito dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, è sancito dalla legge 15 del 2005 sulla trasparenza. Un comune, un amministratore, se non vuole incorrere in problemi, ci sono tutte le leggi e i decreti legislativi che danno questa possibilità, basta applicarli. E questo diventa più facile poi. C'è la legge sulla trasparenza. La legge sulla trasparenza che dà la possibilità ai comuni e all'amministrazione di mettere in visibilità tutti gli atti che si fanno e soprattutto il perché si fanno, la scelta. E i cittadini devono avere la possibilità di leggere e sapere perché un'amministrazione ha fatto una scelta, quella scelta piuttosto che un'altra. Ma una cosa la devo dire, non è solo attenzione degli amministratori, grandi vigilanti che devono vigilare, ma chi deve applicare sono i funzionari pubblici, perché devono applicare le leggi che ci sono. E anzi, c'è il nuovo decreto del 57 del 2017, in cui addirittura devono ogni 3 anni aggiornare tutto il percorso e tutti gli atti amministrativi che un'amministrazione fa. Non si può dire perché hanno fatto questo, perché hanno scelto lui e non lei, o perché hanno scelto di fare questo lavoro e non quest'altro. Devono spiegarlo. E devono essere i cittadini poi a giudicare. E allora, se c'è veramente la voglia di cambiare, la voglia di dare un superamento, io so, perché ho condiviso la formazione e quindi conosco bene tutti i candidati, io so che c'è questa volontà da parte di tutti. E noi dobbiamo dare la possibilità a questa amministrazione, a questi candidati, beh, l'amministrazione era un augurio, a questi candidati, dopo l'11 di giugno, speriamo di poter essere presenti non solo per festeggiare, che è anche una vittoria, ma soprattutto per metterli alla prova. Eh sì, perché anche loro poi saranno messi sotto esame. C'è una cosa che, Ciccio, tu sai benissimo che la legge 3 del 2001, e credo che sia una mancanza, una carenza anche rispetto all'amministrazione, alla pubblica amministrazione nella gestione, l'assenza, l'eliminazione dei comitati di controllo. I comitati di controllo, per chi è più anziano se vi ricorda, erano uno strumento che in qualche maniera alleggeriva anche le pubbliche amministrazioni, perché si sapeva che c'era un successivo controllo e se qualcuno aveva sbagliato probabilmente aveva il modo di riparare
e ti diceva, a meno che non fosse in malafede naturalmente. Ora, questi comitati di controllo sono scomparsi appunto dal 2001. Questo è stato uno strumento che è venuto meno e che ancora non è stato sostituito in qualche maniera. E diciamo che si è allargata un po' la forbice, dando qualche responsabilità di più alla Corte dei Conti, che spaventa molti amministratori, ma che sicuramente diventa anche un freno per alcuni amministratori distratti, tra virgolette. Quindi io credo che c'è un gran lavoro da fare, però il messaggio che volevo lasciare stasera è questo. A tutti voi, a tutti i candidati, oltre a darvi a tutti un in bocca al lupo. E permettetemi una parentesi, e volevo complimentarvi con tutti per il modo pulito in cui state affrontando questa campagna elettorale. In modo onesto, in modo soprattutto di non promozione, perché io vedo la correttezza anche dei candidati andando in giro, la correttezza, non c'è quel modo di sgomitare che a volte si trovava e probabilmente si trova anche in altre coalizioni. Qua io ho trovato una serenità che non è da tutti, e questo credo che dia un momento e un segnale della squadra che si va a formare. Questo credo che è un buon inizio. Io comunque devo parlare anche di una cosa che manca e che è importante per i nuovi amministratori. L'importante è che fra di voi abbiate un'etica pubblica, che spesso manca. E mantenendomi anch'io nei miei 10 minuti, perché è giusto che gli altri abbiano la parola e non stancare l'auditorio, io credo voglio concludere da dove ho iniziato questo mio intervento. Siamo in presenza, vi dicevo, di una crisi morale che spinge alla rassegnazione e alla sfiducia. E il compito, e questo lo dico sia al candidato sindaco che a tutti voi, è compito di chi amministra la cosa pubblica restituire fiducia e speranza, con umiltà, stando vicino e a contatto con la gente sempre, e soprattutto questo è il modo di promuovere una nuova cultura di amministrare. Questa è anche l'etica pubblica. In bocca al lupo a tutti. Grazie all'intervento dell'onorevole.